Innanzitutto è una cosa che per me è vera, che Ars quando poi vita. si tratta come popolo, come anima, come storia, come sofferenza, quindi per lei è una bellissima. Anche io sono slavo, quindi. Innanzitutto è una cosa che per me è ars vivendi, l'arte del vivere, che appunto non si coniuga soltanto sull'immediato, ripeto ancora, calcolo dell'opportuno, del conveniente, del guadagno, ma un'arte profonda del donarsi, di spendersi gratis, che è l'ars, dovrei dire anche divina, un'arte dell'essere, l'arte del vivere, che quando poi si traduce, qui dietro abbiamo un'icona russa, no? Dei tre, Scusa. sì, quindi Rublev, no? Sì, Andrea Esatto, quindi questa qua, pur essendo semplificata al massimo, apre profondità che non hanno limite, quindi l'arte è questo tipo di interfaccia fra visibile e invisibile, fra ponderabile e sconfinato, fra quello che dà senso e luce e fra quello che resta ombra, perché anche la notte e l'ombra salva la vita, non solo la luce. Questo mirabile insieme di significati diventano vitalizzanti per me, no? Quindi io se sto a contatto con l'arte sono rivitalizzato. E comincia a sorridere, la prima cosa. regalo che ci ha fatto. L'ultima domanda. Lei parteciperà ad una personale a Mosca, una personale in cui esporrà a Mosca, un suo mondo. Complimenti. Beh, è un tema molto caro a me anche perché sono polacco come il Papa Giovanni Paolo II, che aveva scritto questo testo Fides et Ratio, no? Articolandolo come due ali di una colomba che senza una di queste non potrà volare. Quindi sono necessari per prendere il volo, per cogliere la prospettiva, per vedere l'orizzonte, per capire l'indirizzo, per capire la rotta, per apprezzare anche la brezza del vento e il gioco nell'aria quando vedo ogni tanto gli uccelli nel momento serale, sopra Roma, gli stormi fanno spettacoli. Anche questo appartiene all'ars vivendi. Quindi sono due ali, ribadisco questo concetto a me caro, che devono quasi quasi curarsi a vicenda e non in contraddizione, non in contrapposizione, perché l'una per l'altra costituisce l'anima e corpo, no? La sola scienza che va poi verso il calcolo e tecnicismo, senza l'anima, è solo un operare macchinistico, noioso, non ha spazi per lo spirito, per l'arte, per la gratuità. E viceversa, la sola disincarnata teologia e fede, si smarrisce nel vuoto perché noi siamo fatti appunto di anima e di corpo, e tutti devono. L'ultima domanda. Profezia della virtualità attrae molti e non è da escludere perché molte persone credono che nulla può fermare la scienza nel senso di empiria e di tecnica. Io non lo so se nulla può o non può, possa o non possa fermare, sappiamo soltanto che l'humanum non può tradire se stesso e diventare un miscuglio di tecnicismi e biologicismi che non siamo più noi. Quindi ci dovrà essere un limite anche in questo tipo di combinazione di elementi, no? La pandemia, perché era questo lo Cui sfondo. arriveremo, appunto, in cui si tornerà indietro, come dire. Io penso che tutto questo bisogna tenerlo presente, cioè ci sarà senz'altro un'accelerazione tecnologica, anche verso l'algoritmo e il calcolo immediato della cosiddetta migliore scelta, che non è morale perché non può esserlo, ma d'altra parte però, proprio per lo spavento di quanto le macchine possono fare, decidendo addirittura su di me, che ho coscienza, che ho cuore, che so discernere la macchina soltanto calcola, lo spavento salutare Ci salverà. ci farà tornare alle cose più essenziali, proprio ciò che la pandemia ci ha costretto a fare. Ma usciti, speriamo, dalla pandemia, noi invece lo sceglieremo, cioè di nuovo il tocco,
lo sguardo, l'abbraccio, fatto in un altro modo che prima. Prima era sfuggente, era fattore quasi quasi non riflesso, invece adesso tutto questo diventa un diamante, sperato.